Luca, è arrivata finalmente la prima vittoria dei Lupi. Sì, finalmente è arrivata. Era tanto tempo che speravamo in questa vittoria, nel lavoro che abbiamo sempre fatto in queste settimane, soprattutto dopo l'inizio un po' difficile che abbiamo affrontato, però l'importante è che sia arrivata e dobbiamo essere bravi a dare continuità e sperando che sia solo l'inizio di una cavalcata importante. Le belle prestazioni danno soddisfazione, anche tornando da Frosinone, sicuramente eravate con un morale più alto del solito, però poi 3 punti sono tutta un'altra cosa. Raccontaci un po' l'emozione del gruppo. No, sì, i 3 punti sono sempre una gioia indescrivibile, anche perché comunque era da un sacco di tempo che non li portavamo a casa e quindi all'interno del gruppo, negli allenamenti, c'era quella voglia comunque di ottenere un bottino pieno e finalmente ci siamo riusciti a portarlo a casa e speriamo che sia la prima di tante vittorie. La scorsa stagione si era creata alla fine del campionato, come dire, una sintonia particolare fra voi in squadra, le vittorie, le belle feste qui al San Vito Marulla, l'exploit a Salerno, insomma, sembrava una squadra invincibile quasi. Adesso potremmo arrivare a quel livello, a trovare un Cosenza forte fuori casa e anche fra le mura del Marulla? Ma sicuramente io penso di sì, sapete molto bene che quando si rinnova tanto, comunque in tutte le squadre c'è sempre il periodo di adattamento, comunque è normale avere anche a volte dei periodi di calo, noi speriamo che sia arrivata all'inizio per non averlo fino alla fine del campionato. Come ti ho detto, la squadra si è amalgamata bene, sono arrivati ragazzi nuovi che si sono integrati subito bene nel gruppo, come è successo l'anno scorso a me e altri miei compagni che siamo arrivati a gennaio. E ora ci sono tutte le carte in regola per fare un buon campionato. Nella scorsa stagione ti sei gestito, fra virgolette, fisicamente perché avevi giocato poco o niente, sei arrivato, però hai dato il tuo contributo anche perché ti sei trovato a sostituire il capitano Corsi infortunato e sei riuscito a venirne fuori molto molto bene. Quest'anno invece hai avuto modo di fare la preparazione con il Cosenza. Sì, no, l'anno scorso venivo da un periodo di inattività lì a Empoli e sono arrivato qui e mi sono trovato di fronte a un infortunio, a mio dispiacere, di Angelo che mi ha dato la possibilità comunque di giocare tutte le partite, avendo comunque l'obiettivo davanti di giocare il più possibile, però io venendo da un'attività era un po' difficile, però mi sono messo a disposizione della squadra in tutte le mie possibilità. Quest'anno ho fatto il ritiro, ora sto riniziando a stare bene, a avere le possibilità, ora speriamo di far bene. Negli highlights dibittante ci sono sicuramente il rigore fischiato e forse immeritato lì a Frosinone, poi l'occasionissima per segnare e la bella sgroppata per l'assist a Baez per il gol del 3-1. Sì, vabbè, sicuramente il rigore ci può stare, non ci può stare, sono cose che succedono nel calcio, il gol me lo sono mangiato, però l'importante è continuare a dare un buon contributo alla squadra, poi azioni sono le meno, l'importante è essere sempre presente all'interno del gruppo. Ecco, sabato arriva una delle protagoniste del campionato, quel Chievo molto forte, una squadra in crescita con un buon mix fra giovani, citiamo Vignato per esempio, e giocatori molto molto esperti come Meggiolini. Sì, no, loro hanno tantissimi giocatori che comunque hanno già fatto tanti anni di Serie A, quindi affronteremo sicuramente una squadra dalle grandissime qualità, tra cui vengono da un sacco di risultati utili consecutivi, quindi noi dovremmo essere attenti e sfruttare il momento che ci ha dato la vittoria, l'entusiasmo che abbiamo ritrovato e portare dalla nostra a tutto il nostro pubblico e continuare ad andare avanti così. Affrontiamo con te l'argomento Marulla, questo stadio, che emozioni fa provare? No, sicuramente ci dà una mano, ci dà una marcia in più. Dobbiamo essere bravi noi a creare delle prestazioni per portarci il pubblico sempre dalla nostra parte e renderlo orgoglioso di noi. Forza Lupi! Forza Lupi.